Benvenuti in questo nuovo video ragazzi, siamo qua nella Morbida da Gangster. Oggi faremo una cosa sfiziosa. In pratica il papà di Franklin quando era giovane guidava anche lui le moto e aveva un Honda CR250, indovinate di che anno? Del 1986, a 35 anni questa moto. E ora, non intendendomi di moto, posso dirvi che ancora oggi ragazzi ha tanto stile. È fatta così bene che non sembra che ha 35 anni, ok? Quindi quello che voglio fare io è metterla a posto. Ho già visto che si accende, va bene, però comunque voglio cambiare motore, freni, trasmissioni, tutto ciò che possiamo fare dallo Santos Custom lo faremo. E indovinate un po' dove sta? Nel garage della zia di Franklin, perché giustamente la zia di Franklin è la sorella del papà di Franklin. Ora ragazzi non sappiamo più notizie, non sappiamo dove sta. Dopo la morte di Pablo Escobar, dove sta il papà di Franklin? Non lo sappiamo. Spero che un giorno si farà vivo. E niente, comunque ragazzi, vediamoci sta moto, vediamo un po' com'è. Io ve l'ho detto, non mi intendo di moto ragazzi, ma lo stile è tantissima roba, guardate qui. Ora, mettete da parte l'anno, che è il 1986. Fate finta che non ve l'ho mai detto. Non sembra una moto moderna questa Honda CR250. Non sembra una moto moderna, ragazzi? Secondo me sì. Può ancora spaccare tutto, eh. Oggi 2021, sta moto, ragazzi, rende ancora. Tanto stile, secondo me. Ho messo il sound due tempi, giustamente. È realistico. Più o meno sì, più o meno sì. Hanno cercato di renderlo realistico. E quindi ragazzi, oggi ci divertiremo con questa perché adesso comunque la si modifica e poi si fanno un po' di soldi come facciamo noi con questa moto qui. Beh, a questo punto direi di metterla in moto. Vediamo come si comporta, sentiamo un po' di sound. Vai Franklin. Beh. C'è ragazzi, dai, il sound c'è. Non è male, non è male. Bellissima, bellissima. Beh, secondo voi non ho ragione, ragazzi. Oggi 2021, secondo voi fa schifo questa moto del 1986? Secondo me no. Secondo me no. Mi piace il sound, dai. Siamo riusciti ad avvicinarci al sound due tempi, come sentite. Ora ragazzi, prima di andare dallo Santos Custom, vediamo un attimo come va. Se proviamo ad impennare, ecco, quindi voglio fare sta prova. Oddio! Meno male che non stavamo lì. Sennò quello ci investiva adesso. Comunque vai, proviamoci. Oddio, e dai, proprio ora devi passare. Bomba, ragazzi, bomba. Bella, 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 bella. Beh, si trattava bene il padre di Franklin, eh? Cioè, secondo me questa qua ai tempi era come un KTM oggi. Nel senso che tutti quanti lo preferiscono, tutti quanti lo vogliono. Quindi secondo me è così, eh. Anno 1986 sta moto spaccava tutto, secondo me. Top ragazzi, top. Comunque dai, portiamola subito dallo Santos Custom. Perché sì, già ora è veloce, però dai, che fai? Te ne privi, non metti motore livello 4, freni da gara e trasmissioni potenti? Lo fai, è ovvio.
Già ora così vedete, subito ai 120-130 se li fa tranquillamente. Dai, spostati. La polizia, oddio. Piano, piano, ok. Pure qua c'è la polizia, mannaggia. No, no, comunque ragazzi, devo dare un voto 9 sicuramente per il sound, perché hanno cercato a tutti i costi di avvicinarsi e ce l'hanno fatta, secondo me, ce l'hanno fatta. Perché comunque non sarà perfetto al 100%, ma sentite ora che sta ferma. È seriamente un sound due tempi. Comunque mettiamo tutto al massimo, freni da gara, motori livello 4, l'axolo niente, luci niente, trasmissioni da gara, ok, turbo pure, ok, chiamoci pure il turbo, e a posto così. Bestia, bestia ragazzi, bestia. Oh yes, mannaggia questi che ci disturbano. Oh, ma lo fate apposta allora, eh? Siete gelosi. È l'unica spiegazione questa. Guardalo, guardalo come si inserisce. Mannaggia. Comunque beh ragazzi, facciamo un po' di soldi, chiamiamo Z, diciamo che stiamo vendendo. Ok, vai così, start dealing, vediamo se si presenta qualcuno, infatti già c'è qualcuno. Venga, venga, sto qui. Vediamo se può salire, ma non credo, no, 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 ok. Quanto deve avere, signora? Si sbrighi. Ok. Tutto a posto. Hi, quanto devi avere? Dai, sbrigati, soldi alla mano, dai, veloce, veloce, ok. Perfetto così, ragazzi. Ok, dai, soldi, ecco a te, vattene. Ok, dammi soldi, dammi soldi. Perfetto, ragazzi, comunque stiamo alzando i primi soldoni. Ci sta, secondo me. Non ne abbiamo bisogno di soldi, però era giusto anche il momento di testare la moto e di fare un po' di soldi così, in attesa della partenza delle vacanze, perché a breve, ragazzi, ve l'ho detto, faremo le vacanze. Ok. A posto, direi che possiamo lasciare zona, ragazzi. Cambiamo zona a questo punto. Venite qua, venite qua. Ok. Ah, questo ha capito che stiamo vendendo e ne sta approfittando. Non ce l'ho, mi dispiace, non ce l'ho. Quanto deve avere? Ok, ecco a lei. Che ti ridi, che ti ridi. Ok. Quanto devi avere? Un grammo, ok. Dai, soldi. $100, perfetto. Oh, ma quanta gente c'è stamattina qui? Dai, venite qua, venite qua, venite qua. Mettiamoci qua sotto, venite qua. Ok. Quanto dovete avere? Ok, 2 grammi, ecco a lei. No, questo non ce l'ho, mi dispiace, vai via, torno più tardi.
Ok, con lei, perfetto. Oh, stiamo facendo i soldi qua, ragazzi, eh. Non ce l'ho questo, mi dispiace. Chiamiamo Z, ragazzi, sennò questi qua ci rompono sempre per qualcosa che non ci abbiamo. Quindi diciamo che vendiamo solo coca e basta. Sennò questi qua ci chiedono robe che non ci abbiamo. Ok, andiamo avanti. Oh, adesso lascio la zona, ci vediamo più tardi. Dai, fatemi fare qualche consegna. Oh, ok, me la so chiamata, ok. Vai, vai, $2,400, ragazzi, perfetto. Ah, sta proprio qua questo. Eccomi qua, vieni giù, vieni giù. Ottimo, $2,400. Oh. Beh, vendiamo pure a questo. Dai, sbrigati che qua c'è la polizia qua vicino, c'è il distretto, dai, veloce, veloce, quanto devi avere? Ok. A posto, $200, andiamo avanti. Qua stiamo rischiando, ragazzi, perché qua vicino c'è il distretto di polizia. Da quello ci voleva fregare. Troppo tardi. Vediamo questi. Ok, soldi alla mano, quanto devi avere? Ok. Cioè, guardate là, ragazzi, lì c'è il distretto. Distretto di polizia. No, no. Ah. No, 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 adesso muore comunque quello, per forza, ragazzi. Voglio perdere pure questa consegna, ma questo deve morire, perché mi stava facendo morire a me. Purtroppo, ragazzi, falliremo la consegna perché adesso ci sarà la polizia sicuramente. Infatti sì, l'abbiamo persa, però dovevo vendicarmi, perché stavo rischiando tantissimo lì. Seminiamo un attimo la polizia. Vai, 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 vai. Ok. Dai, che sei in penna. Vai, Franklin, vai, Franklin. Oddio, ragazzi. Quanto in penna sta moto. Dai, vi ho seminati, poliziotti. A posto, vai, ragazzi, facciamoci l'ultima consegna e poi basta. Leading, ok. Oddio, guarda quello. Si è buttato, non ho appena ho detto che sto vendendo, si è buttato. Ma come state? Come pazzi, oh. Spero che tu mi compri tanta roba, perché sennò chi ti sei buttato a fare? Ok, dai, 6 grammi. Ok. Oddio, ragazzi, come stanno questi? Comunque, dai, ragazzi, possiamo finire qua il video. Moto 10, do 10. Vabbè, dai, facciamoci sta consegna, dai. Comunque, dicevo, voto 10 sicuramente per questa moto. Faremo altri video, ragazzi. Vi ho detto, ci prepariamo per le vacanze, anche se andiamo con lo yacht.
Ci mettiamo sopra anche questa moto, anche qualcosa, una bici. Così almeno quando atterriamo da qualche parte, quando arriviamo da qualche parte, prendiamo la moto, la bici e ci si diverte. Comunque dai ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Direi che con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!